Interviene ora il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Autorità politiche, civili, militari e religiose, saluto il vicepresidente della Camera, onorevole Rosato. Gentili componenti del Comitato per la difesa dei valori della Resistenza e della Commissione per la Risiera in San Sato. Cari concittadini, cari concittadini, carissimi giovani, e a voi che mi rivolgo prevalentemente in questo mio indirizzo di saluto, affinché possiate ricordare che quello che è stato conquistato dai nostri predecessori è un patrimonio che ci è stato consegnato per essere custodito e difeso. Anche in questo importante giorno, il mio primo pensiero per i caduti per la liberazione del nostro Paese. Il 25 aprile del 1945 segna in Italia la fine della guerra. Anche se Trieste ha dovuto attendere più tempo per ritrovare un proprio equilibrio istituzionale. Ha sembrato grande la distanza, se insieme lo vuole almeno superare il drammatico istituto di 1900, di cui questo luogo rappresenta parte del colore nazista, credo che i tempi siano maturi per riconoscere che la resistenza è patrimonio delle nazioni, non di una fazione. Libertà, pace, democrazia sono state le parole d'ordine di tantissimi giovani, donne e uomini che al fianco degli eserciti alleati hanno combattuto e sacrificato la propria vita, affinché queste parole diventassero i valori su cui si fonde la Costituzione della Repubblica Italiana e su cui è nata poi l'Unione Europea. Che la guerra partigiana non fu soltanto un affare dei comunisti è una verità conosciuta da sempre, ma a lungo taciuta. C'erano i partigiani cattolici, monarchici e socialisti. C'erano anche molti ragazzi e persone senza partito, come quei imprenditori che salvarono i propri operai dalla deportazione, ferrovieri che rallentarono i treni per permettere la deportanza della gente, contadini che non amavano i partigiani ma accettavano di aiutarli per il bene comune. All'epoca l'urgenza era scegliere da quale parte stare, con o contro i nazisti invasori. La resistenza non è un potere sinistra, è un periodo storico composto da tante sofferenze, storie personali di comunità che insieme seppero interpretare i valori profondi della civiltà italiana ed europea. Edgardo Sogno, che passò la vita a combattere i comunisti, ma all'epoca si batteva perché gli alleati rifornissero anche i garibaldini in cui riconosceva il valore. Il generale Cadorna, figlio del comandante della Grande Guerra, che si fece paracadutare con una gamba lesa nell'Italia occupata. Maggiorino Maggiorin, il sergente degli Alpini che con 1000 uomini fronteggiò le SS. Il colonnello Montezemolo, che guidò la resistenza a Roma prima di essere torturato e ucciso le Ardertine. Come detto, libertà, pace, democrazia sono stati i pilastri di tutti questi italiani, eroi della resistenza. Questi valori sono impressi nella nostra Costituzione e sono il faro della nostra istituzione, dei loro rappresentanti, degli italiani tutti e di tutte le comunità che vivono in armonia. Da sindaco democraticamente eletto sono i nostri valori che guidano la mia azione amministrativa e la mia vita, valori che ho l'onore e il dovere di difendere e trasmettere in ogni luogo e in ogni contesto, anche nel variegato panorama politico, sia esso posto a sud o nord, a destra o a ovest. Tutto questo si chiama democrazia. La festa della liberazione non deve essere la bandiera di una nazione, ma un simbolo perché patrimonio della nazione tutta. Viva la libertà, viva la Costituzione, viva la Repubblica Italiana, viva Trieste.